Salve a tutti amici di Ewok, siamo finalmente tornati nel programma televisivo su YouTube più amato della nostra federazione. Oggi siamo qui con Ewok Stage 2 e ovviamente iniziamo con, come opener, Judah Steel, il mio personaggio, contro l'unico imparagonabile Kenny Omega. The following contest is Questi due sono grandi wrestler. Making his Judah way Steel to the ha detto in un podcast Detroit, che Michigan, è un fan di Kenny Omega e di Kevin Nash. Infatti quando ha visto che Kevin Nash era nella finale era... Big time singles matches on deck here, Byron. What should we expect to see here tonight? Well, given the shape the superstars appear to be in here tonight, I fully expect to see one of the most competitive matches we've seen in a very long time. Perché comunque. And on top of that, this match will undoubtedly have a big impact on where these guys stand in the next WWE.com power rankings. And there's been so much upward movement from new faces over the past few weeks that dropping more than 10 spots following the loss isn't necessarily out of the question. Volevano affrontarsi su ring senza di fare dichiarazioni né niente. Molto vecchia. Quando debuttò ai tempi in Ewok, prima del suo Six Pack Challenge, che purtroppo non è finito nel migliore dei modi. Adesso che è finita l'entrata di Judas, siamo per assistere all'entrata del Cleaner del Bullet Club, l'attuale leader del Bullet Club, Kenny Omega. Signori, se ne daranno delle belle. And his opponent from Winnipeg, Manitoba, Canada, l'attuale campione IWGP United States Champion nella vita reale. There is an absolutely big fight feel in the arena tonight for this one. Yeah, and judging from the vibe here currently, it seems to me like this is the one this sold-out crowd came to see. Quello di Wrestle Kingdom. And remember, when he gets on a roll, he's nearly impossible to stop. You are absolutely right, Cole. So I would expect to see his opposition do everything possible to prevent momentum from swinging too much to his side. Sì, infatti ho sbagliato, del G1 Climax 27. Ma adesso non indugiamo oltre. Kenny Omega, Judah Steel, il match sta per iniziare. E Judah Steel parte con una lotta espressa. The time for talking is behind us. Now these two superstars will test one another's abilities. And will like never before. This is about being the best. Credo di averla già vinta. Here we go, fellas. I've been looking forward to this one for quite some time. This is one of those matches that this crowd in Florence will be talking about for years to come. Che fa? Niente, sbaglia. Che vuoi fare? Brainbuster sulla stella in metallo, perché se non lo sapeste la stella in metallo adesso cosa vuol fare? Un finish flash va a vuoto. Great idea by him. Too bad it was awfully executed though. Adesso he connected on that one. That's how an aerialist damages an opponent. Un leg drop fantastico. Tenta già lo schienamento che non mi dà. Quick pin attempt here. Uno. Not much behind that pin attempt. He's got some more fight in him, guys. Lo gira. Sale sulla seconda corda. He's calling for it. Molto probabilmente. He'd be wise to stay right there. No, una rana carana. Diving into his bag of acrobatic tricks. Kenny Omega, sono un spettacolo. E già si riposa. Già si riposa. Vuole sbeffeggiare Judah Steel. Parte una ginocchiata nella faccia. Insomma, lo prende.
Vai Lashley. Tenta lo spianamento. No, non è una contro di Judas. Vuole resistere in questo match. Roll up da parte di Judas. Uno. No trouble kicking out of that. Solo contro di Judas. Gioca sleamente perché sa che questo deve essere uno dei tosti. Comprendo backbreaker da parte di Kenny Omega su Judas Steel. Tenta uno schienamento. Solo contro di Judas. He hits him with a nasty chop. C'è fuori in faccia. Ce l'ha. He's on the defensive here. I fully expect him to bounce back, though. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. He just has to make sure this doesn't get too out of hand for him. Sometimes, momentum has a way of permanently swinging one way. That's what he wants to avoid here. He's always so aggressive inside that ring, and I don't expect that to change one bit as this match continues. Adesso sbatte lui. Lo sbatte lui. Ce l'ha. Cosa vuol fare? Oh, face buster, face breaker. Che fa adesso? Attenzione. Wow, tutto un fenomeno a forum, possiamo definire. He's going for it all. Sale sulla terza corda, forse tenta un splash di nuovo a vuoto. Di nuovo a vuoto. He misses there. Judas. You just can't miss by that much, Cole. Un altro ring buster, sta puntando al collo di Kenny Omega. Oh, the counter. Si libera. And he goes down hard. Yeah, and I think he might have slipped a little too. Invita. He is a one-man gang in there. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Back now inside the ring. He's in a little bit of trouble now. He'll need to find a way to turn things around here. He's bringing it back inside the ring now. Uh-oh. Attenzione! What's he gonna do now? Ma esce subito Judas. Lo prende. Tenta un altro brainbuster, ma probabilmente niente. Frankenstein al centro del ring. Will this be it? One. Attenzione, roll up di Judas. Niente. Non vuole usare questi mezzucci per batterlo. Un'altra face breaker. Lo guarda e dice, tutto a posto Kenny? You'd have to think hitting the finisher here could end this thing. Un pugno, ce l'ho sulle spalle, cosa vuol fare? Mamma mia, TKO sull'Apron Ring. E adesso Judas tenta molto probabilmente. Cosa fa? Spinal tap! Hey, his opponent is fighting like he's got nothing to lose here, and it seems to be working for him. At least for now it is. Bloccandolo contro le barricate. He's not getting up. You can't like his chances right now. Lui non nulla. E non aspetta che il suo avversario riesca a vincere. Vuole fatto. L'arbitro blocca Judas, voleva tornare. Niente, lo gira. Potremmo vederla finalmente dopo un bel po'. Eh sì, la morte elettrica. Uno, due, no, si libera. Si libera. He's in trouble. Lo invita a rialzarsi. Lo invita a rialzarsi. Cosa vuole fare? Si carica. He might have it. Ce l'ha sulle spalle. Potrebbe essere la fine. Sad. Fucking Satan. But can he follow potrebbe up essere here? La well, fine per Kenny Omega. Kenny Omega in grossi guai. Kenny Omega in grossi guai. He's looking for the win. Si è impallato. L'altro si è impallato. Si rifiuta di contare. Non si sa perché. Attenzione! Wow! Oh, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. Picchiare Kenny Omega vuole infortunarlo, ma probabilmente. Got it. Michael, that sledgehammer can cause some serious damage. Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me at all. Not after the beating he's taken. La mitraglia. Ce l'ha. Looking to flip the tables here. Un altro program. In corsa. Dall'angolino.
Forum had a plan and executed it. Ain't no stopping him now. Tenta lo schienamento, potrebbe essere la fine. It could be over here. Uno, due. No, niente, niente. The end may be near. Midas è il pugno che non mira ormai. Potrebbe essere la fine per lui. Ce l'ha in pugno. Rincorsa. E... Uh-oh, the kick should end it. To think, I almost wrote him off earlier. This might be the end of the road for him, Byron. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Cosa vuole fare? He's almost got him. Cosa vuole fare? That'll ruffle some feathers. Without a doubt, Michael. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possum here, Cole. Kudas ne approfitta. Gravity taking over there. Dice di rialzarsi. Dice di rialzarsi. Dice di rialzarsi. Che mente. Che mente, Judas. Però che Kenny Omega vuole usare la sua stessa finisher. Wow, Winged Angel. Potrebbe essere la fine. Uno. Due. E no. 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 Kenny Omega si libera. He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up. And he's got to get up now. Non so cosa fare. Ha provato con... rubargli la mossa, niente. He's too quick for him there. Niente. Have that one well scouted. Aspetta di nuovo. Strikes. Wow, velocissimi strike. Non se l'ho aspettato. He's busted wide open. He's busted wide open. Looks to me like these superstars are running Black. Out of fumes right about now. E come la chiama lui? He might Black. Just be out, guys. I agree. He hasn't Black moved one bit. Spot. Un'altra. Whoa, sta prendendo down he goes. La testa, that ormai ha perso Cole. La testa Judas a Kenny Omega. E ancora tre effetti a Black like that so dangerous. Irish Whip. Vuol fare. Non si capisce cosa. When it strikes land, strike. You can feel it in Bando. The first few rows. E un'altra. Oh, and he connects. There's no reason to lose your footing on a move like that. Come on, toughen up. Esulta Judas. Esulta. Lo rialza a Judas. È noto perché vuole dare spettacolo al pubblico. Lo mette all'angolino. Tenta di rialzarlo sulla terza corda. Non ce la fa. Calcio sullo stomaco per Kenny Omega. Un altro calcione. He's not going si carica. To like this. Cosa potrebbe tentare? Cosa potrebbe tentare? Niente. Non ce la fa a schivare. Wow. Winged huge Angel. Right there. Potrebbe essere this la fine giuda. Uno. Due. Tre. Kenny Omega it's porta over. A casa it's la vittoria. Kenny Omega vince e batte. Il suo, uno dei suoi più grandi fan. Kenny Omega aveva già dato prova di essere più forte, molto probabilmente più forte di Judas nel Six Pack Challenge, eliminando, essendo il più forte Kenny Omega, eliminando maggior parte dei partecipanti. Poi rivediamo la Sad Satan che potrebbe, che avrebbe potuto porre fine al match, ma niente, non ce la fa, non ce la fa. Ma alla fine Kenny Omega, l'unica cosa che fa è that's an impressive win right there. You know, it didn't happen often, but I can attest being pinned is humiliating. Ed eccoci tornati con il secondo match di Backstage 2. E guardate chi ci aspetta all'entrata. Niente poco di meno che The American Nightmare of Power Club Dustin Guys, this one promises to be absolutely amazing. But as they say, promises are made to be broken, Michael. Though in this case, I think we're safe. Ma tralasciamo quel periodo. Lui porta ovviamente la FTR, cioè la Fuck the Revival o la attuale FTR, che nessuno sa il significato, but you get it?
Chi è il compagno? È ovviamente colui che Brania ha insultato in Roma, cioè Kane. Kane ormai, come dice Brania, è un pezzo arrugginito, un ferro vecchio, è inutile, fa schifo, fa schifo, fa schifo, ma soprattutto fa schifo. Ma Kane non si vuole abbattere dopo la perdita contro il Japanese Pride insieme al suo fratello Andataka. There may be no more terrifying figure in all of WWE than this man right here. Man, that's pretty generous, Michael. I'd say Kane's more of a monster. Di sconfitta continuerà. Lo scopriremo solo vivendo e solo guardando questo match. Fare il fuoco. Accende la luce in questa arena ormai buia. Però Kane molto probabilmente vincerà, non si vuole da perdito, poi con le altre come perdito rosso. Immagini delle vittime di Brownia, cioè niente po' di meno che Brownia Troge. Brownia ha scritto molti blog, molti promo, in cui diceva che si è fatto eliminare semplicemente perché non voleva combattere contro la Levante, diceva che lui è il migliore in questa federazione, è rimasto totalmente che è il migliore della federazione. Però tutti lo delegano, visto che è stato il primo eliminato nel mio sistema, ma lui continua a ribadire. L'ho fatto solamente perché sono il migliore. E adesso vedremo se è veramente il migliore in questa federazione o se ci ho solo preso per il culo. Vedremo se Strojax manterrà alle sue promesse. E vedremo se riuscirà a battere, come chiama lui, quel ferro vecchio di cane. Ma soprattutto vedremo se ha trovato un alleato, perché comunque dilungava tutto il roster. Vediamo se ha trovato un alleato. Chi sarà mai? Oh my goodness! Per chi non lo conoscesse, lui è Chris Mike, conosciuto volgarmente come Listen to this crowd, guys. They're fired up for this one, as well as they should be. This match has instant classic written all over it. Devastante e soprattutto un tuffo fantastico. Vedremo se lui e Brownia riusciranno a collaborare. Vedremo se riusciranno a battere Kane e Cody. 3, 2, 1, il match inizia. And here we go, folks, as we get this tag team match started. E lo spintona via. Povero Cody. Povero Cody. Brownia nice è spaventoso della federazione, ma niente, un ceffone butta giù Cody Rose. This is a level of destruction no one was expecting. Madonna, pignone. Niente. Tenta la Cobra Clutch, niente. Si libera. Let's quickly discuss Rhodes for a moment. In a tag team, being a good partner is as important as anything else. How can he do his part tonight? È una power bomb. Here's somebody who can do it all, whether it's in solo competition or as part of a team, which we're seeing here tonight. Now listen, I'm almost positive he can pick up the slack if that's what's necessary, but I don't think that's the road he wants to travel down right now. Really needs to get to the court, and he tags his partner in. Momentum has certainly shifted here, Michael. Una ginocchiata, big boot, niente, evita, spawn drop, sale, oh mio dio, splash sulla schiena, un po' bocciato, no, speriamo che non partano ancora i bocciamenti, va bene, MF first,
sta dominando attualmente Kane. Lui è proprio la sua protezione, pugni sulla maschera, però non è che gli fanno tanto male, quella maschera comunque è una protezione. Irish Whip all'angolino. Forse tenterà di fare una mossa combinata con Chris, niente. PDT da parte di this tag team match Kane. Can get out of hand quickly if he doesn't mount an offense soon. Well, it's not dire consequences for him here, which is good. But just in case, he might want to think about getting his partner in there for a bit. He's always so aggressive inside that ring, and I don't expect that to change one bit as this match continues. Match abbastanza nella norma. Attenzione. Lancia l'angolino. Credo che non mossa in coppia niente. Lancia l'angolino. Che tenta. Calcio accompagnato. Vediamo se Chris riuscirà a sollevare, niente. Un bel DDT su Kane. Cerca lo tag molto probabilmente. For some competitors, part of their strategy is to demean their opponent. A move like that says it all. Calcio. È un tocco. You could call this a good old fashioned butt whooping. Forse è meglio che Chris dia il tag. Non è all'altezza. Serve l'aggiunto di Bramia. Attenzione. Oh mio Dio, la potenza di Chris è favolare. Bramia. Oltre i cieli. Urla il pubblico. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. Alza. Cosa tenta? He gets it with the reversal. Libera. Pigna. Pigna. E un'altra pigna. Lo porta. Rhodes in on the tag. Eh sì, eh sì. Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very good for him right now. Sweet da parte dell'American Nightmare. He's on the defensive now. His hopes of winning this tag team match are starting to dwindle. The abuse his body has gone through in this match is a little disturbing. I don't know why he hasn't made the tag yet. It's almost like he enjoys the pain. Cercava lo tag niente. I don't like the look in his eye here, folks. Invita a cacciarsi. E lo butta via come se fosse un sacco della spazzatura. Ryan è stanco, quindi è meglio di dare il tag a Chris. In off the tag. Attenzione. Avranno su That's traccio. A great example of teamwork right there. Evita. He misses the mark. He might Lotto need glasses, Cole. Lotto His espresso. Eyesight is clearly compromised. Classico. Un classico. Big miss for him there. And he'll likely pay for it here. Ce l'ha. Powerbomb into the shoulder. Rhodes starting to stagger a bit here. This tag team match is dangerously close to getting out of control for him. He's not looking good, and at this point, he has no option but to make it to his corner and get his partner in there. Guys, I'm more than a little shocked by his performance here tonight. A guy like him, given how much pride he has, look at this. Now that's what I call making a statement. Potrebbe essere la fine per Cody. Potrebbe essere la fine per Cody. Si libera, si libera. Nicely si libera, done. As he gets Ma Chris, dal volo! Lee Tremble, ci spacca la testa a Cody. Potrebbe essere la fine. Uno, due. He's gotta niente. Be running on empty at this point. Niente, niente. Cody si libera. Cody si libera. Sale, this is dangerous right here. The unfortunate reality is he might not get up, which wouldn't shock me. Look at this. Oh, moonsault, evitato. Avanti di Cody. Flags him with a clothesline. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's going to get a lot tougher. Giazza il pugno, come puoi dire. Ce l'abbiamo il pugno, ma in questo match. Ce la possono fare. Big boot devastante. Che fa? Una nice. Suplex. Semplice ma efficace. Gotta be tough for him to fight back from this. Oh, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. Delivered a beautiful uppercut, man. That had some force behind it. And sweep. Niente, si bloccano. Che fa? Oh mio Dio! Bloody Sunday!
Bloody Sunday in stile Finn Balor, in stile Prince De Vito. Ce l'ha? No. No, 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 no. No, 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 no. Back suplex. Back suplex. Potrebbe dare finalmente un tag a Cody. In comes Kane. E allora fanno entrare i pesi massimi due team. Di nuovo si riaffronta. And he gets him with a counter. Well executed, clothesline. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. E fa tempo, continua con questi pugni. Oh, that's bad. Gli spacca la testa. Come ha fatto? Come ha fatto? Brownia c'ha una forza sovrumana. È riuscita a spaccare la maschera. We may be looking at a power bomb here. That's exactly what it looks like to me. Lo sta massacrando al ferro vecchio. Ce l'ha, niente. That'll rearrange your spine. Però lo sta anche niente, Brown. Si rialza. He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up, and he's got to get up now. No, Cody. Oh, man, what a hit. Knocked right off the apron. Molto veramente. And it's reversed. Niente, è iniziato close line da parte di Kane. Va all'angolo, cerca, ci sta. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a niente. Bad way right now. He is a one-man gang in there. Irish sweep. Cosa tenta? Just toying with the competition a little. No, reverses it. No. Now that one well scouted. Dici di rialzarsi. Ce l'ha. Ce l'ha. Per la tip. 69. And there it is, boys. He's taking a long time to get up, guys. Manda via. Playing a little possum here, Cole. E adesso con Kane. Vuole seguire la Sister Jax molto probabilmente. Il momento del tango della morte. Ce l'ha. Addio King. I guess he's not afraid to taunt, but can he follow up ed here? È finita. It could be over here. Rob Brick, ma niente, Ronia, tutto di nuovo, no, Rob Brick, we have plenty of match still to go. He's still not moving, guys. He might be out, Cole. Dice, non è Rob Brick, però sappiamo molto di Brania. Se lo fanno incazzare potrebbe distruggere tutto il ring. A lot of pride on the line here in this tag team encounter, but only two of these competitors wind up getting what they came for. The win absolutely has to make. Oh, and he makes the tag. That was a game changer right there, Michael. Oh, and he's taken off his feet. I'll tell you, he can't afford to be horizontal at this point in the match, Cole. Tagged in. Con Chris. Ce l'ha, come fare? Una assistente, double handle. Tenta di salire. He's going for it all. Sì, ce la fa. Ce la fa, Chris. Cosa in mente? Incoming. Moonsault di nuovo, evita. Di nuovo evita Cody. Using ma di nuovo brutto, riesce a non andare a segno. Riesce a non andare a segno. Ce l'ha. Ho commente chiamata White Noise. Aspetta un suplex. No. Suplex no, he reverses it. È più fresco, Chris. È entrato poche volte. Flips the script on him there. And he lands a nice counter. Oh boy, he is rolling. Cody potrebbe approfittare dell'arrivo di Kane. Un altro poison plana. Potrebbe approfittare dell'arrivo di Kane, stavo dicendo, per fare una mossa combinata. He doesn't appear to be in a hurry to get up here. I just don't think he has it in him anymore. Ce l'ha una Lolt Express molto progressiva stavolta. Look at it, a
ce l'ha. Cosa tenta? White noise! Oh, adesso lo connette meglio. Lo mette al centro del ring, al centro della stella. Ce l'ha, ce l'ha in pugno. Tenta. La shooting star press. Mamma mia che volo. E la fine. Uno, due. No. Sì. An impressive tag team victory. Sì. Ce la fanno. Cody Rose è stato il punto debole questa volta. È stato il punto debole questa volta. Che sarebbe mai aspettato. Comunque grande match. Chris Mike al suo debutto in un ring Ewok riesce a vincere. Un'ottima prestazione da parte di tutte e due. Un gran bel match. Un gran bel match. Brown non si fidava del suo compagno perché lui, come ha detto, è un singolo. Non vuole stare in coppia perché non è il suo spazio. Infatti le mosse che faceva erano proprio mosse basilari. Qua Sister Jax, ma non riesce a prendere bene la gamba per lo schienamento. E Kane tocca le corde, se no poteva essere la fine. Ma guardate come la prende la corda, proprio la impugna col piede. Qua ci prova un'altra volta perché dice no, ho fatto lo break, non è che ci lo scanto, ma alla fine comunque chi che sia Bramia e Chris Mike vincono un match. That's a big pinfall win right there. Beh, I can't say that I'm all that surprised about the outcome. Bentornati ragazzi, siamo tornati con il terzo match di Ewok Stage 2. E qua stanno per entrare, lo riconoscete già dalla canzone, Altair e Enigma, i Finn Lenus Bros. Molti non si aspettavano la loro entrata in team, o proprio il tag team, perché avevano iniziato una rivalità, possiamo dire, all'Elimination Chamber. Ma sembra che hanno voluto unire le forze per sfidare i loro avversari e dare spettacolo a Ewok. Vogliono dimostrare che loro sono i veri campioni. Anche se non competono per il titolo, loro sono i migliori. Possono definirsi, però lo devono dimostrare. Vediamo chi sono i nostri avversari. Per Altair è stata una brutta sorpresa, perché è Cassius Ohno, the former Chris Hero. Ma probabilmente vuole farsi riconoscere e quindi vuole lasciare il segno come Cassius Ohno prima di ritornare a Chris Hero, visto che possiamo confermare che Cassius Ohno ha lasciato la WWE e vuole tornare nelle Indies, però vuole fare il suo ultimo match da Cassius Ohno. E come non fare se non a Ewok Stage 2? Oh no, veramente. Potrebbe essere sia una rottura per Altair, sia un vantaggio, perché conosce le mosse, essendo un solido. Ma comunque adesso vediamo chi è il secondo in entrata. Che cosa? Le luci si abbassano. Chi potrebbe mai essere? Questa volta sarà per Enigma una brutta bad news, anche se non c'entra niente come wrestler. Sta per entrare da Blackpool, England, the villain Mattis Cole, the villano del BC Ballet Club, l'attuale IWGP Junior Heavyweight Champion. Vedremo se
darà spettacolo anche qui a Ringwalk, o sarà solo un presentimento per far capire che il suo vero lottato lo dà nelle indies più importanti. Ma questa è Ringwalk, signori, non è una indies da 4 soldi pieni di bocce. Sta per iniziare il match. It looks like we're ready to do battle here, guys. And this is one of those matches where it's hard to believe we get paid for this. Well, actually, it's hard to believe Saxton gets paid for anything. I think the last time I heard this crowd so fired up was for the Milan Miracle back in April 2007. Wow. Non daranno differenza, molto probabilmente. Un sweep. Un altro German suplex. Mostra già il comico. Henry Sweep all'angolo da Enigma. Riprendono. Altro Henry Sweep. Double Lipcos. È un keep up. Double foot stomp. Heading into this match, he and his partner look extremely confident. It's decision time, Cole. Does he try to get back on the offensive himself, or does he attempt to make a tag here? I'm not going to go so far as to say he can't win this match, but things certainly are looking good for him right stretch. Now. He's simply reminding him that he's here. Tenta una powerbomb here, Corey. Ce la fa. That certainly seems to be the case. Into the powerbomb position now. And that's not necessarily where you want to be at this point in the match. Gamba pure il commentatore. E segue. Just making his presence felt there. Un snake eyes, possiamo dire, nel frattempo. È entrato Matis. He's inflicting some serious pain here. Villano contro Villano. Oh, I think this man means business. In faccia, disrispetta il suo uno dei più grandi wrestler. Unleashing it for the second time now. Just a breathtaking moonsault. Ale. That one fails to connect. Great idea by him. Too bad it was awfully executed though. Di nuovo non riesce a prendere, deve migliorare il cross un po' in tutti i ring, ma ci riprova. Bad dopo tutto stavolta I don't know what made him think that was a good idea. Attenzione, he's targeting the midsection here. Calcio sulla vita, molto in prossimità. His tag team match can get out of hand quickly if he doesn't mount an offense soon. It looks to me absurd here. If you ask me, they both seem pretty even as far as health is concerned. Ma niente, vogliono tenere bloccato Marty. È un po' not where he wants to be right now. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. Oh, he turns it around. Back face buster. E adesso incomincia a mirare al braccio. Headed to the outside esce now. Fuori. Smart move. Take some time to think things over. Villano, sono Villano contro Villano. Adesso però sta Cassius. Spia! Ancia l'angolo. Potrebbe rischiare grosso qua in linea. E certo. Comes in off the tag. Il suo compagno. Altair. Ginocchiata. Che giro più alto. Drops the elbow on him. That's playing a little punch. Tenta. Quanto niente. You can't put a price tag on landing that perfect strike. And that nailed him. Tagged in.
Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Oh, and it's a reversal. He does an incredible splash. Wow. E che splash, signori, ma che splash. Lo avvicina. Lo avvicina un po' di più. Uno senton, ma niente. Sento di nuovo la Swanton Bomb, ma non va. Che fa? Che fa? Che fa? Ti trova una piccola bomba. Oh, he's able to reverse it. Big miss for him there. Tutti and he'll likely pay for it here. Tutti e due mancano il bersaglio. Look at this. He's starting to show signs of fatigue, and you have to assume his partner is just itching to get in there right about now. It's no secret that quick tags lead to success in the tag team division, and I'd say the quicker he can make that tag here, the better their chances of winning will be. He's looking a little weary here. His hopes of winning this tag team match are starting to dwindle. One kick. Vuole staccare la testa. Neutralizes him with an elbow. Spinning elbow. And he goes down hard. Yeah, and I think he might have slipped a little too. Ce l'ha. Oh boy, he is rolling. He's in trouble. Tagged it, and he tags his partner in. Momentum has certainly shifted here, Michael. Knocked off his feet. Now that's a takedown. No doubt about that one. Flips the script on him there. And he lands the big boot. Che calcio. Che calcio. Here he goes. Wow, I'm just as surprised as you guys are. E adesso, Marti non c'è, Marti non c'è. Potrebbero tentare, potrebbero tentare. Great job escaping, trying to turn this thing around. And there's the counter. Cazzo salita, lo gira. And he lands a nice counter. He's still not moving, guys. He might be out, Cole. He's lining him up. He's looking shaky. This could be the end. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. If this superstar can just land the finisher here, this match is all but over. Tentava una power, una pile driver nel frattempo. Made him pay there. Di alta ire. Che fa adesso? Niente, evita ancora. On his one step ahead on that one. Macchina da guerra, quanto riguarda. Schivate. Nothing fancy for him there. That was all raw power. Here it comes. He's got him. La vedo male per Altair. Oh, that by happen. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. I don't think there are two teams I'd rather see square off against each other right now. This is amazing. And this has got to be it. One. He breaks up the pin, and Corey, the match continues. I love it. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's going to get a lot tougher. Lui vuole vincere il match. Lui vuole vincere. Nel frattempo l'intervento di Gagne. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. Attenzione. Oh boy, what a splash!
He's simply reminding him that he's here. And that one drops him. Somebody's on a mission tonight. And he delivers a spirited elbow. And he gets him with a counter. Just an unforgiving slam. His partner wants back in. Yeah, but what you want and what you get are often two very different things. That's a statement move right there. Ce l'ha. Attenzione, cosa tenta? Una ricola bomb. In position for a power bomb. Una ricola. That's not a good place to be, Cole. Buckle bomb. Just sending your foe crashing to the canvas. Just a clubbing axe handle. He has him right where he wants him. Ci deve alzarsi. Ci deve alzarsi. The end is near for him. Round rearrange the face here. Desperately trying to get. Oh, and he makes the tag. That was a game changer right there, Michael. Look out. Ow! That lo butta fuori dal ring. Byron, he may be down for good. Qua that wouldn't surprise me at all. Not after the beating he's taken. Qua rischiamo la vittoria per countout. Bringing it back into the ring. I don't like the look in his eye here, folks. Attenzione. Altair. Cosa tenta? Cosa tenta? Look at this. Wow. Forse tentava una blockbuster. He's not getting up. You can't like his chances right now. Okay. Matti si avvicina troppo. Non riesce a connettere bene la mossa alla fine. Che fa adesso? Mi prende una gamba. Ma few superstars are as dominant as this guy. Lo gira di nuovo. Adesso va a muovere duro il braccio. Occhio per occhio. Dente per dente. Matti. Boom. Comes up big with a reversal. Fight. I don't recall the last time I saw him tossed around like that. Sale. Taking him a while. Look at Moonsault. But he's running on fumes here. Does he have enough left in him to capitalize? You got to be worried about injuries after a splash like that. He's not going to like this. Did you get some? If he sticks this, he is done. Ce l'hanno. Gets ce the tag. Intorno. Beh, la twist. Oh, fake. Good boom. Teamwork there. Super calcio. Will this be it? Kick out of two. Niente. That was a very si near fall. Anche dopo yeah, but he's hurt, guys. Gli altari per cercare di salvare il match. Come devo fare, adesso? Che fa? Guardate, just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. Cerca di sottomettere oppure di applicare per bene una sottomissione. Wow, he escapes it. He's just got no quit in him here tonight. Lo gira. Yeah. It's just a matter of time now. Nobody does it quite like him. He's stumbling some now. If they want to win this match, he really needs to make a tag soon. If I'm his partner, I'm furious right now. There's no reason why he shouldn't have made a tag right now. We know what's coming here. Coach style. Coming up big on that one. Just when you thought he had nothing left. No witness could do it. One. Two. Never say die attitude out of him. I can't believe it. He just won't go away. Guardate. Non risulta. A lot of pride on the line here in this tag team encounter, but only two of these competitors won. Always nice when a plan starts coming together. Ain't no stopping him now. All'angolo. Infatti lo alza. Hold on, guys. This isn't good. No question about it, Cole. Cosa potrebbe tentare Enigma? Cosa potrebbe tentare Enigma? Cosa? Se no. La sua, fammi girato, top rope brainbuster. Down with a brainbuster, that'll scramble your mamma brain. Mia. This one's over, guys. Oh mio Dio, potrebbe tentare la twist of
Fate. Dopo una devastante brain crusher. Ce l'hanno di nuovo. Si scambiano i turni stavolta. Ed è finita. Bam! Entra lo schieramento. Entra lo schieramento. He may get the three count right there. One. And there's the breakup. Just in the nick of time. This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. Però è sfrutta con il pubblico. Cerca di finarsi. Gira. No, there's the reversal. So damaging. Wow. Steam breaker. He's calling for it. Yeah, if he hits this, the match is over. Showing off his vertical with that drop kick. He clearly did his homework heading into tonight. Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. Look at this. The splash. He's going for it all. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big time damage. Incredible. It could be over here. One. Two. He kicked out at 2.5. How'd he do that? He needs to change something fast, guys. He's making a statement here with this attack. Che match, mi sono stanco, non può dare il tag. Did you see that? What a way to feel his wrath. Oh, he goes down hard. Yeah, he's definitely starting to fade now. Dal tag a Cassius molto probabilmente. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possum here, Cole. Oh. A wild overhead punch wreaking havoc in here. Fai attenzione. Tenta lui la piccola bomba. Made him pay there. È troppo forte. È troppo forte. Forse bisogna un po' rischiarla qua. Forse bisogna un po' rischiarla. Mandare in campo. Tagged in. Double hip toss di nuovo. What impact from the double team. Calcione. Oh oh. No, reverses it. Drop. Shoulders down, this could be it. One. Two. No, si libera. Oh oh. Evita. No. He's unleashing up. This should do it right there. Oh, somehow. Wow, I thought for sure that was it. He's bringing it back inside the ring now. No, 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 no. E adesso lo stende con una ricola. He slams him down with authority. Ricola bomb. Look out, look out. This could be it. Tenta la discus big boot. Tenta la discus big boot. Nobody comes back from this. Game, set, match. This one is over. And this has got to be it. One. You can't teach the type of tenacity we're witnessing here. Unreal. Look at the look on his opponent's face, Cole. He can't believe it. Oh, no. Here's his moment, Michael. Death by Pebble. Era fine. This could do it. Uno, two, due, tre. They did it! They won the match! Cassius Ohno e Mattis Cole riescono a battere Altair e Nimue Villains Brothers. Debutto in team non molto vincente. Alla fine è stato un rischio mandare Enigma contro Cassius. Cassius. L'unico che è riuscito a mantenere Cassius per il match è stato Altair. Guardate qua il moonsault di Altair. Qua guardate. Poteva, era
quasi sicuro che l'avrebbero battuto con la Twist of Fate, ma alla fine e niente, ci rivedremo al match 4. And that's a nice win for these two here tonight.